Allora, Buaioli, oggi siamo in Montamiata per vedere come fanno a fare il famoso risotto di Montamiata, il tipico risotto di Montamiata, tramandato da nonni dei nonni dei nonni. Vedete, questa è la carne di cignale, proprio tipica maremmana, proprio allevata e presa, e gli hanno sparato proprio un maremma. Vedete che spettacolarità, ragazzi, la maiala, insomma. Ma vedete, in questo tegame unto e bisunto con la mano si va a toccare tutto il mangiare e poi viene servito alle genti, in modo da attaccargli le patite e tutto il che c'è. Vedete quel dito, gli è andato a levare, diciamo, la parte unta, perché qui sono persone, diciamo, a norma di igiene. Qui, diciamo, se viene l'asle gli fa un premio, gli offrono una cena, gli offrono, perché qui, ragazzi, veramente peperoncino contro le patite, il peperoncino che c'ha la maglia IPD. Queste. Vabbè, andiamo a vedere quanta accuratezza e quanta. Vedete, con questo cencino va a ripulire il tegame. Lo stesso cencio che usa per asciugarsi la fronte, le palle, il sudore, insomma, per soffiarsi il naso quando ne ha bisogno. Ma andiamo a vedere che ciccia, ragazzi, guardate, ciccia, questa sì che è ciccia buona, questa è ciccia di quella buona, tipica maremmana. Solo in Montamiata, diciamo, fanno questo piatto, il risotto, diciamo, di cignale. Ma andiamo a toccare con la mano, andiamo a carezzare tutto il cibo della gente, poi se tu mangi le gente, vedete, con la mano si va a ritoccare per lasciargli più batteri possibili, perché rafforzano. Per fare che il vaccino, quando tu puoi andare, diciamo, a autovaccinarti. Vedete, si va a pigliare un boccone di riso, un boccone sopra, via, e con la mano, ora mi raccomando, toccagnene il più possibile, vedete, tra quel dito. Ma guardate che ambiente sterile, che tegami sterili, puliti, perfettamente lavati in lavastoviglie a 180 gradi. Ma andiamo adesso a rimpiattare ancora il volo. Questo già è il famoso, diciamo, pastone, diciamo, della Maremma, insomma, gli usa in quella zona grossetana, gli usa parecchio questo piatto. Già è il famoso pappone per dare ai cani. Se tu c'hai un maremmano, per dire te lo mangia. Se c'hai un cane maremmano, te lo mangia.